Abbiamo un sacco di cose da dirvi, quindi. Tanto buongiorno a tutti, grazie per aver accettato il nostro invito a questa prima conferenza stampa di Forza Italia del 2024. Abbiamo molte notizie da darvi. Una parte riguarda il programma delle nostre attività, un'altra i nuovi ingressi in Forza Italia, una prima parte di nuovi ingressi in Forza Italia. Noi abbiamo, come sapete, lanciato una mobilitazione da qualche mese, è il modo migliore per rendere omaggio a Silvio Berlusconi, una mobilitazione che si è vista con gli straordinari risultati del tesseramento di Forza Italia, che ha raggiunto quota 110.000 iscritti. Si stanno svolgendo tutti i congressi provinciali nel nostro paese, se ne sono già svolti 45 in 10 regioni, sono già stati eletti 196 delegati al congresso nazionale, ne rimangono ancora 74 da svolgere. Il congresso nazionale, mi confermo, si svolgerà a Roma al Palazzo dei Congressi il 23 e il 24 di febbraio. Il congresso nazionale sarà preceduto da una serie di eventi che porteranno alla mobilitazione del nostro movimento in tutto il paese. L'obiettivo è quello di allargare i consensi, siamo disposti a fare accordi per allargare la casa dei moderati, siamo disponibili ad aprire le nostre liste, abbiamo già iniziato una prima azione dando vita ad una federazione dei gruppi nella regione Lazio con noi moderati, si stanno avvicinando a noi molti civici, oggi ve ne presenteremo alcuni. Stiamo allargando, guardando al mondo anche riformista e anche al mondo della società civile, con una serie di iniziative che puntano all'ascolto di categorie, partite IVA, commercianti, artigiani, agricoltori, liberi professionisti, pensionati, donne, giovani. Il primo appuntamento è quello di oggi pomeriggio a Napoli, sarà il titolo del Congresso delle Idee, con militanti, dirigenti, amministratori e società civile, si svolge all'Hotel Vesuvio dalle 5 di oggi pomeriggio. Il 26 di gennaio al Salone delle Fontane all'Euro a Roma festeggeremo i 30 anni della fondazione di Forza Italia, sarà un evento politico dove ricorderemo quello che abbiamo fatto, quello che ha fatto Silvio Berlusconi, le radici che abbiamo, ma sono radici per guardare verso il futuro. Nei mesi successivi, nelle settimane successive, ci saranno una serie di eventi che riguardano i temi più importanti della politica italiana, che riguardano i cittadini, e tra questi eventi ci saranno anche quelli organizzati dalla consulta del segretario nazionale che è presieduta da Letizia Moratti, che non saranno eventi di partito, saranno eventi per ascoltare dal mondo esterno idee e proposte. Il primo di questi eventi della consulta sarà un forum dedicato all'economia, l'idea è quella di, il titolo più o meno è armonizzare Stato e mercato per un'Italia più forte e più equa. Programma, vi posso anche dare, al quale partecipano, ripeto, persone esterne a Forza Italia che abbiamo chiamato, che la consulta ha chiamato per dare idee e proposte che poi dovranno essere valutate dal nostro
movimento. Un secondo, questo sarà il 27 di gennaio a Milano. Il 16 febbraio ci sarà il secondo evento della consulta, è il forum dedicato alla sanità, grande tema che abbiamo già cominciato ad affrontare con la legge di bilancio per tagliare le liste d'attesa, ma il tema della sanità insieme a quello della pressione fiscale, della crescita economica, della politica industriale diventa sempre più centrale. Mentre, e questo per quanto riguarda, quindi gli eventi della consulta sono due, uno più di tipo economico, Stato e mercato, l'altro dedicato alla sanità, mentre a marzo a Milano sempre organizzeremo gli stati generali dell'economia, però saranno organizzati dal nostro Dipartimento Economico, quindi organizzati dal partito. Poi, proprio perché guardiamo alle diverse anime che rappresentano l'identità di Forza Italia, il 3 febbraio a Milano ci sarà un altro evento organizzato dalla senatrice Craxi, Forza Italia, la casa dei riformisti. Devo dire che in tutta Italia la senatrice Craxi sta lavorando per raccogliere l'anima riformista che è ancora viva nel nostro paese, per essere parte di questa grande strategia che abbiamo messo in campo per costruire la grande dimora che deve essere il centro della vita politica italiana, non soltanto il centro politico. Ho detto sempre un po' l'asse portante, la pietra angolare sul quale si regge il sistema politico italiano. Il 6 e il 7 marzo invece Forza Italia sarà protagonista del congresso del Partito Popolare Europeo. Come sapete dalle ultime elezioni noi abbiamo nel nostro simbolo la scritta Partito Popolare Europeo, perché siamo il Partito Popolare Europeo in Italia, e anche, quando dico allargare al mondo popolare le nostre liste, significa proprio guardare al progetto popolare europeo, l'economia sociale di mercato, essere centrali in Europa, ricordando che il voto utile per contare in Europa è quello, soltanto quello dato a Forza Italia, perché il Partito Popolare Europeo sarà sempre l'asse portante del futuro governo della nostra Unione. Noi siamo, l'abbiamo detto sempre, cattolici, riformisti, garantisti, sempre con tutti, non a corrente alternata. Siamo europeisti e atlantisti. Quando dico non possiamo fare alleanze con qualcuno che europeista e atlantista non è, lo diciamo perché rispondiamo ai valori che ispirano la nostra azione politica. Ecco, queste sono un po' le iniziative che abbiamo in cantiere, oltre a quelle di routine normali, sono tutte le iniziative che caratterizzeranno il lavoro di Forza Italia nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Questa grande attività di Forza Italia, che si è già manifestata attraverso già tante giornate di lavoro, ricordo i giovani a Gaeta, ricordo la 3 giorni di Pestum, ricordo la riunione degli enti locali a Monza, ricordo la vittoria di Adriano Galliani nel collegio di Monza Brianza, le suppletive, sempre molto difficile per il centrodestra vincere le suppletive, e invece grazie al nostro candidato siamo riusciti a confermare il successo che era stato di Silvio Berlusconi. Dico grazie a tutta questa attività e voglio veramente complimentarmi con tutta la nostra classe dirigente per il lavoro che sta facendo, dai nostri capigruppo, dai nostri coordinatori regionali, dai nostri presidenti di commissione, dai nostri assessori in tutte le regioni del nostro paese. Dico grazie al lavoro di questa grande squadra. Non c'è l'erede di Berlusconi, siamo tutti gli eredi di Berlusconi, perché insieme soltanto possiamo vincere. Ecco, grazie a questa squadra di deputati, senatori, deputati europei, donne e uomini che operano sul territorio, consiglieri comunali, regionali, sindaci, stiamo crescendo nei sondaggi e stiamo raccogliendo sempre più persone, soprattutto dal mondo civico.
E oggi annunciamo l'adesione qua a Roma del consigliere regionale Orlando Angelo Tripodi, che è consigliere regionale del Lazio, super votato in provincia di Latina, ma e con lui vengono tanti eletti della provincia di Roma e della provincia di Latina che lo seguono perché credono nel progetto di Forza Italia, come dicevo, che non deve essere soltanto il centro del centrodestra, deve essere il centro della vita politica italiana, che è qualcosa di più e di più ambizioso. Ma in questi giorni, oggi pomeriggio presenteremo altre adesioni in Campania, c'è il sindaco di Sant'Anastasia Carmine Esposito, il vice sindaco di Pollena Trocchia Francesco Pinto, il consigliere comunale di Giuliano Caterina Sestile, dall'Abruzzo arrivano altre adesioni, alcuni sono qua, Paolo Federico, il sindaco di Novelli, Tonia Palucci, l'assessore di Lanciano, Luisa Taglieri che è avvocato, Caterina Provisiero, consigliere comunale di Teramo, Andrea Buracchio, viene da un'esperienza dell'UDC di Teramo, Daniele Palumbi, sindaco di Torricella Sicura, provincia di Teramo, Eliseo Iannini, lo presentiamo qui perché si candiderà alle elezioni europee ed è un amico della città dell'Aquila. Dicevo, per noi è molto importante avere da oggi nelle nostre file donne e uomini che rappresentano il territorio. È importante il lavoro del Parlamento ad ogni livello, ma il contatto diretto con il cittadino lo hanno coloro che sono eletti sui territori, più di quanti ne abbiamo noi che siamo parlamentari, ma che magari siamo troppo spesso impegnati in Parlamento. Ma i nostri consiglieri comunali, regionali, i nostri assessori, i consiglieri provinciali, sono tutte persone che ogni giorno si battono per risolvere i problemi dei cittadini. E la dimostrazione che Forza Italia è una forza viva che cresce, lo dimostra proprio questa adesione di persone che non chiedono nulla, non abbiamo promesso nulla a nessuno, chiedono però di lavorare perché credono nel progetto che noi stiamo costruendo insieme. L'unica garanzia che noi possiamo offrire agli amici che aderiscono a Forza Italia è quello di essere operai che costruiscono questo edificio che, ripeto, deve rappresentare il muro portante, la pietra angolare della politica italiana. Per questo ho detto siamo aperti. Presto aderiranno anche altri parlamentari a Forza Italia e lo annunceremo al momento opportuno, ma oggi ci tenevamo a valorizzare proprio l'ingresso nel nostro movimento politico di rappresentanti del territorio, perché è così che si costruisce un consenso, così che si costruiscono i progetti politici, perché soltanto con un grande e profondo radicamento si possono rafforzare le idee, far conoscere le idee, i progetti, i valori e soprattutto si può ascoltare, perché la politica è servizio e ascolto. Io ho detto l'obiettivo che abbiamo è quello di superare il 10% alle prossime elezioni europee e l'obiettivo per le prossime elezioni politiche è quello di arrivare a quota 20%. Io sono molto ottimista da questo punto di vista perché vedo qual è il clima che si respira in tutto il nostro paese. C'è voglia di una forza seria, credibile, affidabile e responsabile. E questo grande flusso di adesioni di persone che, ripeto, non chiedono nulla, ma chiedono soltanto di partecipare, di essere protagonisti della costruzione. Operai che insieme a noi operai vogliono costruire questo grande edificio politico con una speranza per il futuro. Si uniranno e li rispetteremo a chi come la defazione
Stefania Grazzi, Paolo Barelli e Giorgio Simeoni hanno una lunga, Maurizio Gaspari hanno una lunga militanza in Forza Italia. Ringrazio anche l'amico Pagano che è il nostro coordinatore dell'Abruzzo. Quindi procederemo per lavorare insieme e raggiungere obiettivi ambiziosi, per andare a cercare consensi non tra le file dei nostri alleati. Noi vogliamo far crescere il centrodestra, andremo a cercare consensi nel mondo civico certamente, ma anche nel grande partito della astensione, perché ritengo che ci sia voglia di una forza che si ispiri al Partito Popolare Europeo. Per questo dico, siamo pronti ad aprirci, pronti ad aprirci anche ad accordi con altre forze che naturalmente si riconoscono nei valori del popolarismo europeo, perché la condizio sine qua non per fare accordi è il riconoscimento dei nostri valori. Io darei ora la parola al nostro amico Orlando Angelo Tripodi, che è il consigliere regionale che aderisce oggi, formalmente ha già aderito al gruppo di Forza Italia, alla Regione Lazio, per dire due parole, poi ascolteremo anche gli altri amici e risponderemo alle vostre domande. Giriamo a te. Grazie, grazie mille, grazie Antonio per l'accoglienza. Oggi naturalmente sono onorato e anche emozionato di far parte da oggi della famiglia di Forza Italia. Intanto perché, come diceva giustamente il presidente Tajani, si è parlato da subito di argomenti e non di posizioni o di postazioni e quant'altro. E di quegli argomenti ho trovato subito condivisione, in particolar modo devo dire, con chi sta nel mio territorio da tanti anni in Forza Italia, come Claudio Fazzone, dove immediatamente abbiamo messo al centro dell'agenda politica per il Lazio la sanità, il rilancio del lavoro, quelle che sono le nuove tecnologie e tantissimi altri argomenti, parliamo anche della cisterna Palmontone, insomma, e altre arterie. Oltresì, anche già con il gruppo consigliare di Forza Italia, ma dal primo giorno che ci siamo insediati, anche se in quel momento eravamo partiti diversi, lì anche con l'amico Cosimino Mirano, ma tutti quanti gli altri, c'è stato subito un collegamento e questo bilancio lo abbiamo fatto insieme, abbiamo lavorato insieme per portare attività da svolgere nel Lazio per cercare di ridare dignità. E poi ritrovo delle persone a me care, in primis Maurizio Gasparri, dove io sono sempre amico di Maurizio Gasparri, che ci lega anche la vecchia appartenenza in Alleanza Nazionale, e l'amica sorella Luisa Reggimenti, dove con lei abbiamo fatto un percorso un po' di anni fa, interrotto a un certo punto, ma oggi ci ritroviamo in questa grande famiglia che si chiama Forza Italia. Il presidente Tajani diceva giustamente quelle che devono essere le prerogative della politica da oggi al prossimo futuro, e allora io dico, non possiamo non essere europeisti nel momento in cui il governo e le regioni stanno usando i soldi del Parlamento europeo per far rilanciare la nostra economia. Allora, se noi mettiamo al centro dell'agenda politica la condivisione di quelli che sono i temi principali, a questo punto riusciamo ad essere chiave di volta per il rilancio. E devo dire che nel territorio della provincia di Latina e nel Lazio, qui ci sono vari consiglieri comunali da Viterbo, Velletri, Ardea e poi svariati della provincia di Latina che sono presenti, che seguiranno questo percorso insieme a me in Forza Italia, ma ho trovato anche tantissimi imprenditori, soprattutto piccoli imprenditori e liberi professionisti, dove mi hanno detto sì, andiamo Angelo, in questo momento ti vogliamo stare a fianco perché vediamo in Forza Italia la Forza Italia che è quando è nata, cioè vicino agli imprenditori per rilanciare il paese. Allora io credo fortemente in questo progetto, credo nelle persone che compongono questa grande famiglia e grande squadra, da lì in poi oggi accetto la sfida di essere un componente della famiglia Forza Italia per rimettere al centro della nazione e in questo caso della Regione Lazio la politica con la A maiuscola. Grazie. Grazie, una parola da parte del nostro coordinatore della Regione Lazio, Claudio Fazzone, poi sentiamo magari gli altri rapidamente. Grazie, buongiorno a tutti, ringrazio il consigliere Angelo Tripodi, che ci lega un'amicizia e una militanza, come ha detto lui, da
tanti anni, ringrazio tutti gli amici che sono qui. Io una battuta su quelle che sono state le parole importanti che ha detto il segretario nazionale, cioè Forza Italia diventa attrattiva perché, ringraziando il segretario Antonio Tajani, sta aprendo il partito a tutte quelle persone che vogliono ritornare a fare politica. Non per questo ha detto una cosa importantissima: la politica si fa nei territori, inizia nei comuni, i problemi nascono nei comuni. Se noi non abbiamo una classe dirigente che è in grado di recepire quelli che sono i problemi e farli propri e risolvere a livello comunale o provinciale o regionale quelli di loro competenza, ma trasferire ai propri rappresentanti quelli che sono i problemi che ci sono sul territorio, difficilmente noi potremmo avere una classe dirigente in questo paese che possa rispondere seriamente ai problemi che ci abbiamo. È importante ricreare una classe dirigente che parte dai territori ed è fondamentale farlo attraverso coloro che conoscono i problemi, che vivono i problemi. Certo, deve essere implementata poi con una parte di persone che rappresentano il mondo istituzionale, il mondo accademico, il mondo culturale. Ci deve essere quella rappresentanza in Parlamento della grande conoscenza del Paese, sia in termini accademici, ma soprattutto in termini di problemi che ci sono sui territori. E ogni territorio ha un problema diverso che può essere risolto se c'è la conoscenza diretta per trovare le giuste soluzioni. Quindi questo è un merito che dobbiamo riconoscere all'amico segretario Antonio Tajani, aprendo un partito, accettando le sfide e quindi anche delle persone che vogliono venire, perché un partito aperto accetta anche la competizione interna per poter crescere nell'unico interesse di fare bene per il nostro Paese. Grazie. Grazie. Una parola da parte di Stefania Craxi, perché sta lavorando molto per l'allargamento di Forza Italia a tutta l'anima riformista, che erede del Partito Socialista, che è ancora una forza considerevole nei territori. Grazie, brevemente. Sono la figlia dell'ultimo grande leader della sinistra riformista in questo paese. Dico sinistra riformista perché non è tutta la sinistra, ma è l'unica cultura della sinistra che ha retto il confronto della storia. Solamente un osservatore poco attento potrebbe chiedere perché Forza Italia e perché nel centrodestra. Beh, innanzitutto ci sono i miei elettori. La maggior parte degli elettori socialisti dal 94 hanno votato centrodestra. Forza Italia è stata da subito quello spazio di libertà, quella forza politica che ha dato ai socialisti rispetto della propria storia, ha dato agibilità politica ai socialisti. Ricordo che col governo Berlusconi i socialisti hanno fatto i ministri. Forza Italia continua a essere quello spazio di libertà, anzi grazie alla volontà del segretario nazionale diventa sempre di più uno spazio aperto, accogliente per questa cultura che intende continuare a portare il suo contributo. Hanno cercato di ammazzarci, ma siamo ancora qui con la volontà di portare il nostro contributo a Forza Italia. Che cosa ha legato profondamente Bettino Craxi a Silvio Berlusconi? L'amore per l'Italia, la volontà di modernizzare questo paese. E sarà quest'ansia modernizzatrice che con cui continueremo a lavorare per far crescere questo grande spazio di libertà che è Forza Italia. Grazie, grazie Antonio. Grazie, su questo noi lavoreremo. Quando parliamo di garantismo significa anche lavorare per la riforma della giustizia, che ripeto, per Forza Italia rappresenta una priorità. Riforma dell'autonomia, certamente, premierato era una delle idee che Berlusconi lanciò nel 94, ma riforma della giustizia è fondamentale, come è fondamentale non soltanto quella penale ma anche quella civile. Insisto, 3 milioni di cause ferme sono un danno di 3 punti del PIL. Riforma della giustizia significa anche rilancio della nostra economia. Quindi per noi di Forza Italia questo diventa fondamentale, deve essere una delle 3 punte delle riforme che realizzeremo durante questa legislatura. Separazione carriere, ma anche giustizia civile. Non so se l'amico Nazario Pagano voleva dire qualche cosa per quanto riguarda l'Abruzzo, che è una regione dove Forza Italia sta crescendo moltissimo. Sì, no, soltanto brevemente, intanto ringrazio il ministro, il segretario Antonio Tajani per la grande apertura che ha dato a questo movimento politico in questa,
in questa fase storica in Abruzzo, dove torneremo a votare il 10 marzo, voglio ricordarlo, quindi siamo davvero ormai alla vigilia dell'inizio della campagna elettorale. Abbiamo avuto delle adesioni che sono state poco fa indicate dal ministro Tajani di straordinaria importanza e valore, perché esattamente quel che affermava il segretario, cioè dimostrano quanto i nostri rappresentanti siano radicati sul territorio. Sono oggi qui presenti Andrea Buracchio, Caterina Provvisiero, Luisa Taglieri che viene dal mondo riformista, Paolo Federico, ne dimentico, sì, Daniele Palumbi che ci sta riprendendo, tutte persone che provengono prevalentemente dal mondo civico ma anche d'Azione, dall'UDC, in quel mondo moderato che si sente a casa propria in Forza Italia. Quindi in Abruzzo, dopo le tante adesioni che abbiamo avuto, ricordo solo e chiudo, alle ultime elezioni regionali Forza Italia elesse 3 consiglieri regionali, chiudiamo la legislatura con 9 consiglieri regionali, cioè non abbiamo raddoppiato, abbiamo semplicemente triplicato la nostra partecipazione del primo gruppo presente nel Consiglio regionale come numero di consiglieri nel Consiglio regionale dell'Abruzzo. Grazie Presidente. Bene, allora ci rimettiamo alle vostre domande, visto che abbiamo parlato tanto. Ringrazio i nostri capigruppo e anche il capogruppo alla Regione, l'amico Giorgio Simeoni, capogruppo alla Camera e al Senato, Barelli e Gasparri, ma siamo tutti pronti a rispondere alle vostre domande. Se dite nome e cognome, così siamo agevolati nel rispondere. E chi comincia? Domande? Siete già tutti soddisfatti? Abbiamo risolto? No, senza microfono è difficile. Accendiamo. No. Scarica la batteria. No. No, 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 no. Funziona. Aspetta. Vasco Pirri, giornale Radio Rai. Ministro, quando lei dice tutti per la candidatura alle europee sui leader del centrodestra, tutti candidati o nessuno candidato, intende che se Meloni e Salvini si candidano automaticamente poi lei si candiderà e viceversa? Io credo che dovremmo affrontare la questione, adesso il tema è prematuro, io finché non ci sarà il congresso nazionale non possiamo prendere nessun impegno come Forza Italia, perché il segretario dovrà essere eletto dal congresso nazionale. Ritengo che debba essere una presa di posizione congiunta, perché se si sceglie di guidare le liste bisogna farlo insieme per dare più forza al centrodestra. Bisogna riflettere bene, perché il rischio è che si possa, come posso dire, prestare meno impegno nell'attività di governo, perché avendolo fatto per 5 volte il parlamentare europeo, avendo fatto anche il capolista grazie alla volontà di Berlusconi più volte, so quanto impegno serve, però ripeto, è una decisione comune che dovremo valutare con Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Marco Trombetta, giornale radio. La casa dei riformisti, sistema elettorale proporzionale puro alle europee, uno sfondamento nel campo avverso da parte di Forza Italia? Ma Stefania Craxi è stata molto chiara, cioè, i miei elettori sono qua, cioè dopo la fine del pentapartito una gran parte di quell'elettorato ha guardato a Silvio Berlusconi come l'unico in grado di federare questa parte di cittadini italiani che hanno garantito comunque attraverso i loro rappresentanti stabilità e democrazia nel nostro Paese. Noi abbiamo sempre detto di essere nel centrodestra, ma che c'è un'anima riformista e garantista nel nostro movimento politico. Stefania è dall'inizio il nostro parlamentare, quindi lei sta lavorando per chiamare a raccolta non soltanto quelli che votano, ma anche intellettuali, persone che hanno militato in passato nel Partito Socialista, che ha avuto
per quanto mi riguarda, non essendo socialista, il grande merito di opporsi al Partito Comunista Italiano, soprattutto durante la guida di quel partito da parte di Bettino Craxi, che ripeto, secondo me, insieme a Berlusconi e Andreotti, è stato uno dei grandi protagonisti della politica estera italiana. Ma le battaglie riformiste, le battaglie sulla giustizia di Bettino Craxi sono state anche le nostre battaglie, quindi è naturale che Forza Italia sia anche la casa dei riformisti. Non c'è nessuna contraddizione tra un liberale e un social-liberale. Certamente non sono marxisti-leninisti i socialisti, quindi sono semmai più una vocazione liberale, una vocazione sociale, ma anche noi crediamo nell'economia sociale di mercato, quindi che è un altro aspetto fondamentale. Quando noi parliamo delle pensioni minime, quando parliamo di anziani, abbiamo di fronte a noi il problema sociale. Quando noi diciamo abbassiamo le tasse, aiutiamo le imprese, i commercianti, gli artigiani, quale obiettivo abbiamo? Quello di aiutare gli imprenditori o quello di permettere agli imprenditori di creare nuovi posti di lavoro? Il nostro obiettivo è sempre quello di aiutare i cittadini, però chi crea lavoro è chi intraprende, quindi noi dobbiamo aiutare chi intraprende a permettere di creare sempre più posti di lavoro. Quando noi diciamo riforma della burocrazia, riforma del fisco, riforma della giustizia, serve a favorire la possibilità di investire, anche investimenti che vengono dall'estero, però l'obiettivo è sempre quello sociale, l'obiettivo è quello di creare lavoro. Per quello non siamo stati grandi sostenitori del reddito di cittadinanza così come è stato applicato, perché di fatto toglieva la dignità del lavoro. Sta crescendo l'occupazione con questo governo grazie a una politica di sostegno a chi intraprende. Posso aggiungere una cosa? La storia del riformismo italiano non appartiene a questa sinistra. Quell'elettorato lì è l'elettorato del compromesso storico che ha combattuto ferocemente il riformismo italiano. Io di riformismo a sinistra non vedo nulla tranne il gran parlare che se ne fa. Grazie. A proposito di elezioni, ci sono ovviamente quelle regionali, ci sono 5 regioni del centrodestra che ovviamente avranno un appuntamento importante. C'è o non c'è un accordo all'interno della coalizione di centrodestra, soprattutto per quanto riguarda la regione Sardegna? Mi pare che sui giornali oggi ci sia una rassegna stampa diffusa che vada in un certo senso con un disaccordo eventuale tra Lega e Fratelli d'Italia e poi ovviamente Forza Italia ha 2 regioni importanti da dover eventualmente riconfermare. Io sono sicuro che il centrodestra non soltanto troverà un accordo, ma vincerà in tutte queste regioni che andranno al voto in questi mesi. È ovvio che prima della definizione delle candidature c'è sempre un po' di dibattito, ma fa parte della politica, si vivacizzano i confronti, ma abbiamo sempre dimostrato di sapere andare uniti e abbiamo vinto tantissime regioni e così sarà, quindi sono molto ottimista sul fatto che si potrà trovare un accordo tra tutte le componenti del centrodestra. Però prendi il microfono perché senza microfono. Prima, un attimo solo. Angelo Amante, Reuters. Le volevo chiedere, dopo le scene di ieri alla Canarenzia, le opposizioni hanno annunciato l'interrogazione e sono tornate a chiedere lo scioglimento per legge delle organizzazioni neofasciste. Forza Italia sarebbe favorevole a procedere, a fare un passo del genere, ad appoggiare una proposta di questo genere? Grazie. Noi siamo
una forza che certamente non è fascista, siamo antifascisti, ma non è che non mi sembra, cioè, chi ha fatto, ha avuto un comportamento certamente deve essere condannato da parte di tutti, come devono essere condannate tutte le manifestazioni di sostegno a dittature, pare c'è una legge ed è previsto che non si possa fare apologia di fascismo nel nostro paese, quindi è vietato dalla legge. Michela Suglia dell'Ansa, a proposito della Sardegna, sapete già, sa già quando vi riunirete con gli altri leader in settimana, visto che diciamo si è detto più volte che probabilmente questo incontro sarebbe stato in settimana, comunque quando ci potrebbe essere? No, non c'è ancora nessuna data, ma sono pronto a incontrare Giorgio e Matteo, con i quali collaboro molto bene quando sarà necessario, ma ci sono già i nostri dirigenti che stanno seguendo la questione, se sarà necessario fare anche una riunione con noi, per me va benissimo, ma l'esito di tutte le riunioni è già scontato, ci sarà l'accordo e vinceremo le elezioni regionali come vinceremo quelle europee. Forza Italia è una forza di buon senso, quindi tutto ciò che potremo fare per rinforzare l'accordo della coalizione lo faremo. Giorgia e Matteo sanno che possono contare su di me, su tutta Forza Italia. Quali gruppi, di quali movimenti sta parlando? Beh, di tutti coloro che si ispirano al popolarismo europeo, confrontiamoci, vediamoci, le nostre liste sono aperte, ovviamente ci deve essere un accordo politico, vedremo e parleremo con tutti coloro, tutte le forze, ovviamente noi con l'Italia e l'UDC sono le due forze più consistenti. Quindi anche Alternativa Popolare che può essere all'interno già del Partito Popolare Europeo? Vedremo, parleremo con tutti, vedremo se ci sono le condizioni, noi siamo disposti ad aprire, certamente non è che mettiamo in lista senza verificare, le nostre sono le liste, è ovvio che non possiamo certamente rinunciare al nome di Berlusconi e al nostro simbolo, questo è chiaro, quindi siccome già c'è la bandiera del Partito Popolare Europeo nel nostro simbolo, quello è un chiaro riferimento al quale possono aderire coloro che si riconoscono nel popolarismo europeo. Poi vedremo, bisogna fare una trattativa, però voglio dire, noi siamo pronti a confrontarci con tutti, con qualcuno ci siamo già incontrati, ma ci sono anche tanti, anche sindaci di area popolare che non hanno. L'altro giorno ho incontrato il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, che come posso dire rappresenta un'anima democristiana, il sindaco di centrodestra, ecco, quindi parlo di tante realtà che sono diverse oltre a quelle dei partiti, ma insomma ci sono anche movimenti civici che, ripeto, che si bisogna rifarsi al popolarismo europeo, le nostre porte sono aperte, abbiamo detto riformisti, popolari, riformisti sono coloro con i quali noi possiamo discutere e lavorare insieme, liberali, popolari, riformisti, certamente con riferimento ai valori nei quali noi ci riconosciamo, poi valuteremo, parleremo, ripeto, noi siamo aperti, il messaggio politico è questo, poi discuteremo insieme, e lanciamo questo messaggio a tutte queste forze, alle realtà civiche, agli amministratori civici, non è soltanto una questione di partiti. Ci sono persone come il consigliere Tripodi che sono civici, magari hanno altre esperienze di partito, però in questo momento hanno fatto delle scelte civiche e vogliono avvicinarsi a noi. Noi siamo, ripeto, disposti ad accogliere, Berlusconi insisterà sempre sul civismo, vogliamo
nelle Marche, per esempio, alle ultime elezioni regionali abbiamo presentato il simbolo di Forza Italia, così sotto Civici per le Marche. Quindi, e poi, ripeto, l'anima liberale e riformista, chi vuole combattere con noi certe battaglie, siamo pronti a dare visibilità anche a chi da esterno, insomma, siamo pronti a far sì che nelle nostre liste europee ci siano esterni che rappresentino mondi, realtà certamente compatibili con i nostri valori, proprio perché, ripeto, vogliamo avere sempre più operai che costruiscano insieme a noi operai di Forza Italia il grande edificio che vuole essere il centro, non soltanto il centro politico, ma il centro della vita politica italiana, insomma rappresentare un po', anche se non è la stessa cosa, quello che ha rappresentato il pentapartito nel nostro paese, insieme ai democristiani, liberali, socialisti, socialdemocratici e repubblicani, rappresentavano un po' la garanzia della democrazia e della stabilità politica, e questo noi vogliamo essere seri, credibili, affidabili, responsabili, persone sulle quali poter confidare. Grazie. Sì, sì, siamo qua, non scappiamo. E cannibalizzata da Fratelli d'Italia alle europee. Ma fino adesso mi pare che sia stato cannibalizzato il suo partito. C'era pure poco da mangiare. Anche, giustamente c'era anche poco da mangiare, quindi no. No, ma io non rispondo agli insulti, lascio nel tempo che trovo. Manifestano una grande difficoltà. No, perché penso che quando ci si distrae col Qatar, con l'Arabia Saudita, i viaggi, è difficile poter seguire la politica italiana. Altre domande? Va bene, direi. Grazie a voi.